Siamo particolarmente contenti oggi perché questo evento ci dà la possibilità di far vedere il lavoro che i ragazzi del nostro indirizzo di grafica e comunicazione dell'Istituto Tecnico Tecnologico hanno realizzato nel corso di questi mesi. È la prima mostra fotografica e quindi diciamo è un evento di lancio. Per noi è molto importante far conoscere anche all'esterno delle mura scolastiche, quindi anche nell'ambito della nostra provincia, del nostro territorio, quali sono le competenze che i ragazzi acquisiscono durante il percorso di studi di grafica e comunicazione, dando un particolare valore al linguaggio della fotografia e non solo, ma dell'audiovisivo in genere. Ospite d'eccezione Mariano Bevilacqua, fotografo d'esperienza internazionale. Ha avuto modo già di vedere le foto. Che cosa ne pensi dei lavori di questi ragazzi? E penso che sono i ragazzi, grazie sicuramente al supporto degli insegnanti, sono riusciti a centrare quello che era il tema, l'assignment dato loro. Quale consiglio vuoi dare ai ragazzi che sognano un giorno di entrare nel mondo della fotografia? Consiglio sicuramente tanto studio e di non perdere mai quella che è il lato emozionale, perché la fotografia è, oltre ad essere un bellissimo mestiere, però è soprattutto emozione, è rappresentazione, comunque è comunque linguaggio, è un linguaggio universale e va studiato, perché l'esempio che facevo prima ai ragazzi è che è qualsiasi linguaggio verbale, e io posso essere bravo a parlare, ma per essere un bravo poeta devo conoscere bene il tutto, quello che c'è dietro al linguaggio, insomma. Quindi tanto studio e tanto amore per quello che fanno, sicuramente.